Ah, non mi ero svegliato prima. Pensavo che era una mocivetta, mi sono ritirato. E è parecchio che sto a fare così. Questo è un UFO o il terremoto? Se fa un terremoto lo farà. A meno che non è l'elicottero notturno che è passato. Che cazzo è? Se sai i terremoti fa così. È un UFO perché... No, quello è l'aereo. Non va su rumore. L'aereo si sente. Chiaramente è totalmente differente il rumore dell'aereo. Quindi è passato un jet, in questo momento sta passando, il rumore è diverso. Ecco, ritorna il rumore di prima. Il jet era più sibilante, più... Questo scoppia come una motocicletta. Ecco, poi ritorna, vedi? A meno che... ci stanno le aeree inglesi, che cazzo ne sa? A decollo verticale. Che stazionano. Ma il terremoto sicuramente. Questo lo fa stanotte, domani, dopodomani. È un terremoto importante sarà, ma non è detto che sia distruttivo. Adesso sono le 9:13, se ho visto bene. Questo stava in giro da... Io sono uscito prima, pensavo che era una motocicletta. Stavo cenando, sono ritornato a tavolo. Dopo sentivo, ma questa motocicletta... Anche la macchina, ma cosa sente in confronto a quello? Diventa una delizia il motore della macchina. È passato, boh, se ritorna lo ripiglio. Va bene, rientrato, non era... Credevo fosse la moto, non si vedeva nulla. Non si sentiva più nulla. Dopo qualche minuto si è riaffacciato il rumore, che forse già appunto era qualche minuto che era riniziato. Uscito fuori, ho fatto la ripresa. Il quadro è questo. Inizialmente sembrava un grosso terremoto. Il rumore sicuramente sarà stato preso, bene. Poi si è pensato agli aerei vertici, a sollevamento verticale. Quelli inglesi, là, chi è che li fa gli inglesi? Ce l'hanno un po' tutti, ma li fanno gli inglesi. Però nel frattempo è passato un jet e il rumore del jet si distinguerà dal rumore del terremoto o del un supposto UFO, perché potrebbe esserci stata una battaglia sopra questi cieli qua. Potremmo aver assistito all'effetto sonoro di una battaglia. Il jet non era di linea perché era molto veloce, aveva un lampeggiante rosso sotto, lampeggiava il rosso e basta. E lo riascoltiamo perché io ancora non l'ho ascoltato al computer.
Qua all'aperto c'erano delle persone che hanno sentito una gran confusione e nessuno si domanderà cos'era. Finché non casca una bomba qua, oggi ci sono state fumate del vulcano. C'erano delle persone che parlavano tutto il pomeriggio. Nessuno ha guardato lì dove stavo mirando io. Forse mi avranno deriso perché stavo riprendendo. E stavo riprendendo per tutti, non solamente per me. Ci incazzo, mio figlio è rimasto a vedere la televisione. Possibile non ti hanno domandato che cos'è? Io l'ho detto, anche se passa la barca della Kuwait, qua, la vela, su sta strada, diventa normale pure quella. Il passaggio della vela è normale. Sono montato via, è parecchio già che... è ritornato rumore. E questo è il terremoto, no? Muoio nel servizio là stato di... c'è stata una battaglia, forse l'aeronautica militare avrà pigliato un abbaglio, non lo so, perché il jet era militare. Uno spazio aereo italiano è ancora a brodo, che viene qui chiunque. O l'Italia è Pulcinella, il paese di Pulcinella, che fa i giochi, il terrorismo. Io non voglio essere cattivo, lo voglio per terremoto. È preferibile ascoltarlo in cuffia, questo video. Dove vai? In Emilia? L'altra volta non me lo ricordo dove ho fatto. Quando era più piano, in Lunigiana. Ma pure io mi impaurisco perché se gli altri si mettono in allarme, io ho visto un'eruzione da stamattina fino a stasera, tutto il giorno. Poi vai a cena, manco puoi cenare con questi rumori. Io sono di carne e ossa come gli altri.